Questo è il famoso gioco delle tre carte. Le due nere perdono, la donna vince. Quindi questa perde, questa perde, questa vince, questa perde. Dove sta la carta che vince? Donna, allora, carte nere perdono, donna rossa vince. Bisogna seguire la donna. Dov'è la donna? Vi dicono qui. No, qui non, mi dispiace, non c'è. Lo rifacciamo. Io so sempre dov'è la donna, no? Ovviamente, quando conduco questo gioco. Mi prendo magari un tempo in più, questo è giusto. A questo punto faccio vedere le due carte nere e a questo punto rafforzo l'idea che qui invece non c'è, che si chiama Mexican Turnover, che è questa. Io ho la donna qua, io vengo qua e giro la carta, giro l'altra. C'è un solo sistema, voi state raccontando, no? Per seguire la donna e non essere fregati. Questo. Una clip. Voi prendete la donna, gli mettete una bella clip, in questo modo siete sicuri che la donna è clippata, non vi potete sbagliare, ok? Mi muovo lentamente. Poi l'altra cosa importante è muoversi lentamente. Il mago si deve muovere molto lentamente e ovviamente anche questa volta la donna non è qua. Avete le tre carte in questo modo, mettete la clip a vista. La cosa più difficile è mettere la clip. E qui, a questo punto, fate vedere le tre carte e avete ottenuto lo stesso effetto. Ci fanno vedere due carte, una rossa e una nera. Io metto le carte dietro la schiena, è proprio tipo un classico gioco da scommessa. E poi tu mi devi dire se una carta va qua. Dietro c'ho la rossa o c'ho la nera? Dimmelo tu. Rossa? Nera, sbagliato. Lui sbaglia sempre. E voi mostrate il 9 di fiori, poi un altro 9 di fiori, poi un altro 9 di fiori. Qui per la gente avete 3 9 di fiori. Invece avete un 2 di picche, un altro 2 di picche, un altro 2 di picche. Invece avete di nuovo i 9 di fiori. Questa naturalmente usata così è quasi come spiegarla. Allora vorrei che uno di voi, io vado via, mi giro, copro gli occhi così, sceglie una tazzina di queste. Mette la pallina sotto la tazzina e poi l'unica accortezza che deve avere è di invertire le altre due. Questo è il rituale. E io devo indovinare dov'è la pallina. Va bene? Che sono 1, 2 e 3. Fa tornare le tazze nello stesso verso. Fai la terza, però questa non la metti qua. Impili i bussolotti, mostri questa. Tan, come se la lanciassi in tasca, è passata. E a questo punto puoi fare anche una cosa di questo tipo, che tu metti le tre palline, le metti via, metti tre bussolotti e ne fai la scelta forzata. Indichi due bussolotti. Destra e sinistra? Grazie. Ok, questa, no? Non vi convince questo gioco? Dice, vabbè, ma che ci hai fatto? Beh, no, ma è dentro, eh? Se avrà l'illusione di un miscuglio vero, autentico, genuino, ma non lo è. Guardate, questo lo dovete fare voi poi, Sembra vero? Allora, praticamente, per la telecamera è perfetto. Guardate. Beh, ormai è iniziato, direi che andiamo avanti. Facciamo così, tac tac, e il dado è passato di qua. Il dado è passato di qua, questa anche la prendo. L'ultimo dado, che questo è interessante. Aspetta, no, facciamo così, facciamolo bene, è sempre qua. È passato di là, mi fate vedere che delle... bello, eh? No, ma non è questione di pollice, non è questione di pollice. Fate l'apparizione del dollaro, lo guardate, attenzione qua, fate così e i dollari diventano 2 o volendo diventano 3, cioè...
è un pezzo, può essere un articolo del giornale, può essere un foglio di carta bianco che istantaneamente si trasforma in una banconota. E questo è anche piuttosto, grosso. Cioè sono gli euro che si mettono qua e diventano istantaneamente, no scusa, è il contrario, devo fare, che potete fare anche il contrario, che praticamente poi naturalmente metterli sotto in modo che coprono questo è il vecchio gioco di Caps, il più grande manipolatore di carte d'azzardo che l'ho visto in strada in America, ed era famoso, facevano una fila per giocare con lui. Ogni puntata, il gioco con lui funziona diversamente, non devi cercare una carta. Ogni domanda che gli fai nel cercare di indovinare dove sta una carta, paghi 100 euro. Se però ci azzecchi, lui ti dà 10 volte la posta. Che è una cosa interessante, una cosa nuova. Solo che nessuno l'abbia mai. Io lo sono andato la prima volta a vederlo, lui mi ha detto, guarda, vorrei giocare con te. Bene, hai soldi? Sì, li ho portati. Perfetto, allora ne hai portati tanti? Perché te ne serviranno tanti. Ho detto, va bene. Allora, 10 di fiori, che come abbiamo detto fino adesso, sono due carte nere e una carta rossa. Io mi muovo molto lentamente, non faccio più mosse contemporaneamente, e tu devi indovinare, 100 euro minimo di scommessa, dove va la donna rossa. Eccola qua. Bravo, eh? Questo è il modo per trovare la carta fortunata, non l'ho detto all'inizio perché questo è il... però bisogna vedere se questa carta è effettivamente fortunata, che nel gioco serve, è importante. C'è la controprova, se è fortunata qui dovremmo avere gli altri 3-6, infatti ci sono. Se è ancora più fortunata qui ci dovrebbe essere una scala reale, quella che vi auguro giocando, dopo adesso che avete conosciuto la vostra carta fortunata. Allora, tocca una carta, allora prendi, questa volta facciamo che le prendi tu. Quelle che tocchi, scegli tu, questa? Perfetto. Scegli tu, questa? Perfetto. Guarda, faccio una cosa in più, la vuoi questa? No. Questa? No. Io sono 5, tu sei 3, più 2, 5. Hai fatto tu tutto quanto? Io ho una coppia di assi. Tu cos'hai? Una coppia di donne. E hai perso. Hai perso. Cinque carte, adesso dovrei essere riuscito a farle, vediamo un po'. Ho sbagliato, sono servito poche d'asse. Ho pensato... Questo serve invece. Metti. Allora, facciamo prima qualche prova, ci scaldiamo. Vi ringrazio tanto di aver partecipato.